compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e produttore. Dagli anni 60 alterna la sua collaborazione con i più grandi artisti italiani, da Francesco Guccini a Fabio Concato, da Biagio Antonacci a Gianluca Grignani, ad Angelo Branduardi, a quella di autore di celebri colonne sonore come Febbre da Cavallo e Fantozzi. E nel 1978 firma assieme ad Ares Tavolazzi la musica di UFO Robot, sigla che rimane marchiata indelebilmente nell'immaginario collettivo di una generazione intera di giovani telespettatori. Ha venduto oltre 1 milione di dischi, dando di fatto inizio al fortunato filone delle sigle dei cartoni animati. Signore e signori, accompagnato dalla mente di Tetsuya e dagli A Cappella Swingers, abbiamo l'onore di ospitare sul palco di questa prima edizione di Etna Comics il maestro Vince Tempera. Io credo. Oggi ho visto molti travestimenti, molti cartoni che deambulavano da soli e mi sono stupito come sono usciti dal televisore e li trovo qua. Bambine, ragazzine, ragazzini, pirati, delle Heidi, c'erano delle Winx, c'erano di tutti i tipi. Devo dire che è una fauna meravigliosa, eccetera. E mi chiamo fauna, no? Siamo in una foresta, capito? Sì, mancavano i cartoni di Walt Disney, mancavano il leone, non ho visto nessun leone oggi. Però siamo qui questa sera con questa band che ho provato oggi 10 minuti con loro. Sanno perfettamente tutte le nostre canzoni. Io mi sono andato a ruota con loro ogni tanto. Scusate se c'è qualche imprecisione musicale, ma sono canzoni che, se anche io ho scritto, non sono da anni, perché l'unico momento in cui suono un po' è stato in alcuni concerti con Francesco Guccini, perché lui voleva cantare un robot per scherzo e poi ci è rimasto dentro, nel senso che poi è stato obbligato a cantare a metà del concerto. E c'era Ares Tavolazzi che era con me, noi vivevamo come dei pazzi di questo scherzo che lui ha voluto fare a noi, che è diventato un boomerang per lui. Però ho una grande fan che è sua figlia, la quale mi ha fatto conoscere anche altri gruppi che lavorano, altre band sui cartoni animati, tipo il... come si chiama? Ragazzi, aiutatemi! Terminiamo! Ce ne sono tante di cover band! Esatto. Tipo la mente di Tetsuya. Ecco qua. Ne avremo parlato dopo di loro. Loro vengono dalla lontana Venezia, capito? Sì. Però sempre mare, perché Venezia c'è il mare, Catania c'è il mare. Maestro, allora possiamo dare inizio. Possiamo dare inizio a questa serata. Avremo occasione di sentir parlare Vince Tempera, ma anche Albertelli e tanti altri ospiti di questa serata che Etna Comics ha organizzato, proprio questo concerto spettacolo dedicato tutto alle sigle composte e arrangiate arrangiate anche da Vince Tempera, per far rivivere ovviamente questi ricordi della nostra infanzia, vero sì, Silvio? Certamente, ma caro Pellegrino, a firmare queste colonne sonore, questi capolavori, il maestro Tempera non era solo. Come nelle migliori tradizioni, dobbiamo parlare di una coppia, un magico duo, e infatti a firmare i testi di tutte le sigle che ascolteremo questa sera qui. Luigi Albertelli. Ebbene, prolifico paroliere, affermato già dagli anni 60, nella sua carriera ha firmato i testi di più di 1000 canzoni, vincendo il Festival di Sanremo sia nel 1969 con Singer, cantata da Bob Solo e Bazzanicchi, sia nel 1987 nella categoria Nuove Proposte con La Notte dei Pensieri di Michele Zarrillo, lavorando con anche Mia Martini, Loredana Bertè, Pappalardo, Truppi, ed è l'unico paroliere italiano che può vantare l'onore di avere una propria canzone cantata in italiano da Barbara Streisand. E infatti, applauso. Se ci vuole, Infatti nel 1978 Luigi Albertelli firmava il testo di UFO Robot, ma in realtà aveva già debuttato nel mondo delle sigle, infatti firmando il testo di Furia, famosissima canzone cantata da Mal. Infatti è un piacere, signore e signori, Luigi Albertelli.
molto non chiamatevi paroliere, però penso che siate venuti qua non per sentire me di Vince Tepper, ma sentire le nostre canzoni. Esatto. Vi saluto, vi saluto. E buona serata, grazie. Grazie tante, ma so che non è una cosa importantissima, ma a questo punto prima di passare alle domande, tutti aspettiamo, è il caso che ci presentiamo noi. Infatti con me questa sera Pellegrino, Talamo di Radio Animati. Grazie. E vado a presentare il mio collega di viaggio, Silvio Testa di Radio Etna Comics. Grazie Silvio di essere qua con me. E un saluto particolare lo mandiamo anche a tutti gli ascoltatori di www.radioarrivati.it, radio web di Solo Sigle TV, che sono in collegamento in questo momento in tutto il mondo. Buonasera anche a voi. Bene, buonasera, voglio anche i miei saluti. Adesso vado alle ciance, come si dice, cominciamo a fare le domande. Eh sì, una... La prima inevitabile domanda. Come nasce UFO Robot? Chiediamo entrambi. Mi sentite bene? Sì? Sì. Perfetto. Allora, non nasce da una formazione belle che ci sono anche un po' di fortuna nella vita. Un cartone del Giappone che si chiamava un robo che era passato prima in Francia e lui viene combinato, dice c'è questa sigla qui, che si chiama Fly, non c'è più. Non lo sapevo più, lo sapevo pochissimo, non lo sapevo nessuno che ne so. Avviciniamo il microfono. Vabbè, ecco, io ho detto, ecco, adesso si sente. Va bene, scusate, allora ripeto velocissimamente. Va bene così? Sì, grazie. Sentite, eh? Bene. Allora, abbiamo avuto pochissimo tempo perché dovevo andare in onda questa sera. Sapevamo che era un cartone giapponese, abbiamo visto di straforo pochissime immagini e sapevamo solo un nome, un forobo. E basta. E adesso Vince Tepper vi dirà altre cose. Poche informazioni. No, sì, ci hanno mandato alla sede RAI in Corso Sempione a Milano e dice andate a vedere questo filmato, ma credo, ci ha calato per tappare un buco.